Eccoci qui. Buona domenica a tutti. Sono proprio contenta oggi perché ho un sacco di cose da farvi vedere, come al solito, insomma, perché poi io sfrutto queste dirette per farvi vedere un sacco di cose nuove e sono così entusiasta che non vedo l'ora di farvele vedere, per cui la diretta mi piace un sacco, mi piace un sacco. Ciao ragazze, vi vedo arrivare. Ciao Marta, ciao Federica. Ci sarà anche la Giulia insieme, immagino. Bene, bene. Siete curiose? Ecco qui di cosa vi parlerò oggi e cosa vi farò vedere soprattutto, ecco, perché vale la pena veramente vedere come funziona questo strumento. È proprio alla portata di tutti, adesso lo vedrete, ed è molto molto spiccio. Si può utilizzare in vari modi. E l'effetto finale nei vari modi cambia completamente, quindi bisogna proprio capire l'effetto finale di uno cosa vuole fare, insomma, ecco. E quindi mi premeva farvelo vedere. Vi sto aspettando che così intanto finché arrivate, poi io mi preparo il tutto. Mi sentite bene? Datemi un ok così intanto io mi preparo le mie cosine. Ciao Manu, ciao ciao ciao, vi vedo arrivare, bravissime. Io sfrutto la domenica così, un'oretta, per stare insieme a voi, insomma, spero che questa cosa vi piaccia, ma vedo che arrivate numerose, per cui ottimo, fa piacere. Allora, dicevo, questo è lo strumento che è arrivato da qualche settimana, a dire il vero, e avevo proprio voglia di farvelo vedere. Bene, è arrivata anche l'Anna, il braccio destro. Bene, dammi l'ok se c'è tutto a posto, che così andiamo avanti. Allora, questo, bene, Manu, grazie. Questo è lo strumento, adesso lo apriamo insieme, proprio come se foste voi a casa ad aprirlo, così vi faccio vedere cosa contiene. Dicevo, è alla portata di tutti e serve per fare dei punti un po' particolari, insomma. Apriamo la scatola, dai, direi che siamo già a 40, ottimo. Procediamo, dai, che così so che siete curiosissime e io ho voglia di farvelo vedere. Oggi faremo più che il progetto, vi farò vedere più che altro come funziona, insomma, perché poi di per sé vi farò vedere un cuoricino, magari un fiorellino se riusciamo a stare dentro quei tempi, che così vedete. Sarete lì che dite, vai, basta, va avanti, che ho voglia di vedere, vero? Immagino. Bene, allora, avanti. Questa è la mia base di lavoro, tolgo un po' di roba. Riuscite a vedere tutto bene? Ferma lì la telecamera. Allora, ragazzi, io ho fatto delle prove perché era una cosa nuova anche per me. E quindi, come avete potuto vedere dalle foto che avevo mandato per pubblicizzarvi questa diretta, insomma, avevo fatto dei campioni che poi, ovviamente, quando si fanno questi lavori, bisogna solo migliorare e provare. Allora, questo è un fiore che vi ho fatto vedere. Che ho provato per il discorso dei due colori e come potete vedere l'effetto finale non è così pieno come dovrebbe essere, per cui dico perfetto, ho capito come funziona, la prossima volta farò veramente l'effetto finale molto più pieno perché mi piace di più. Questo è un altro piccolo campioncino, scusate, questo è un altro piccolo campioncino per farvi vedere l'effetto finale. Ok? Allora, è lavorato allo stesso identico modo, invece stasera vi faccio vedere come fare in altri modi. L'effetto che voglio dirvi di questo punto è che da una parte risulta così, dall'altra parte risulta così. Questo ago serve per fare il punch needle, quindi l'effetto pellicetta. Adesso qua ovviamente non è bello da vedere, ma perché? Perché io l'ho lavorato pensando che questo è il dritto. Mentre se io pensavo che l'effetto finale fosse un effetto pellicetta, l'avrei lavorato in maniera completamente diversa. Questo è un altro campioncino giusto per farvi capire. Quindi dal mio rovescio è così, quindi non dice niente, non ho fatto nessun soggetto, ho solo fatto un po' a occhio. Questo è l'effetto finale del mio rovescio, mentre il mio dritto è questo. Quindi questo è l'effetto pellicetta. Immaginate un cuore fatto tutto così in rilievo. È carinissimo da vedere, adesso così non dice niente, ma perché sono un cerchio non dice niente, insomma. Però volevo farvi capire questo, si può lavorare in questo modo, che potrebbe essere il nostro rovescio, e in quest'altro, che è il nostro dritto.
mentre allo stesso identico modo questo è il mio dritto e questo risultato finale è il mio rovescio. Ok? Boh. Detto questo, iniziamo. Io l'ho fatta per esempio su dei jeans, l'ho fatto su una tela, classico cotone, ma in realtà potete farlo su qualsiasi tessuto. Premetto che ho provato anche farlo con un tessuto elasticizzato, non è proprio dei migliori risultato finale. Bisogna provare, ecco, quello che vi consiglio io è proprio di provare. Allora, cosa serve? Il telaio, quindi il vecchio telaio della nonna, ma ancora assolutamente attuale, quindi di varie misure in base a quello che volete ricamare, insomma. Una tela o appunto il supporto in cui volete fare qualcosa, quindi adesso io ho preso una tela di cotone semplice, metterò il mio telaio, allora l'ho già, parlo per chi non ha mai visto un telaio, insomma, qua c'è una vitina, si gira, si svita o si avvita in base a quanto vuoi, se vuoi toglierlo o rimetterlo. Questo va messo sotto, quindi la parte più piccola va messa sotto e l'altra parte va messa sopra, in modo che il tessuto sia bene, bene, bene in tiro. È fondamentale questo passaggio. E poi ruotate la rotellina, la vitina, in modo che resti bene in tiro. Adesso tiro un po' sulla telecamera, che così dovreste vedere meglio il tutto. Scusate, eh? Mi sembra che così ci siamo meglio. Datemi l'ok perché insomma sapete che cerco di fare il possibile perché si veda il tutto fatto bene. Allora, tiriamo bene il tessuto. Tiriamo bene la vitina in modo che sia bene 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 in tiro, perché è fondamentale questo passaggio, cioè senza telaio assolutamente, eh. Io ho fatto tutte le prove del mondo e vi assicuro che l'ho fatto anche senza telaio, assolutamente, assolutamente. Assolutamente no, ecco. Bene, allora è proprio in tiro, vedete? Bene. Apriamo la nostra scatolina. Cosa c'è dentro? Allora. Oh, Cinzia, sei arrivata. Bene, mi fa molto piacere che sei riuscita a collegarti. Allora, apriamo. Cosa c'è? L'ago magico. Si chiama così. Questo è un ago che si toglie praticamente qui, adesso vi faccio capire il perché. Qua ci sono dei numerini, adesso vediamo come utilizzarli. Poi abbiamo tre tipi di ago. Apriti sesamo. Bene, allora tre tipi di aghetti. Cosa cambia da uno all'altro? Allora, sono le misure, non so se riuscite a vedere, penso di sì, eccolo qua. Allora, cambia ovviamente la grossezza, quindi lo spessore dell'ago e il buchetto che poi deve passare il filo, quindi in base al filo si cambia l'ago. Questo è il più sottile. Ciao Giovanna, vi vedo arrivare. E questo qui è quello più grosso di tutti, ecco. Io direi che al di là dello spessore dell'ago, da quello che ho potuto provare io, è proprio il buchetto da considerare, ecco, perché in base al filo che avete. Poi, questa cartina non ci sono solo le istruzioni, ma abbiamo anche questo, che è un infilago praticamente, c'è la cartina qua bianca, questo ago si apre a metà, vediamo se riesco, eccolo qua, si apre. E qui ci facciamo passare il filo, adesso vediamo. Bene, queste oggi non vi servono perché ci sono io, ma altrimenti, al di là di riguardare la diretta che è registrata e potete guardarla tutte le volte che volete, vi assicuro che le istruzioni sono fondamentali. Allora, questo direi di no, perché è quello troppo grosso. Questo è quello medio, mi piace. E questo, se non sbaglio, perfetto, è quello sottile. Boh. Allora, io ho già provato che con il filo che sto usando io mi va bene quello medio. Il filo che utilizzo io è questo. È il gomitolino di Perlè. Questo è il numero 8, questo serve per ricamare proprio. E ci sono veramente tantissime gradazioni di colore, ma proprio tantissime. Tipo abbiamo un espositore con 5-6 cassetti e l'abbiamo fatto vedere in questi giorni perché l'abbiamo riempito alla grande e le gradazioni di colore sono, boh, a noi ci fanno diventare matte, sono bellissime. E quindi era bello farvi vedere che era arrivato tutto questo espositore. Allora, togliamo. Si svita praticamente. Qui si inserisce l'aghetto.
va incastro, quindi incastrate l'aghetto e girate in modo che poi non si muova più e si inserisce dentro e si avvita. Avvitando il tutto, lui ovviamente esce sempre di più. Quanto dobbiamo avvitare? Adesso vi faccio capire. Allora, qui ci sono dei numerini. Siccome noi continuiamo a punzonare praticamente il tessuto, l'esterno che ne uscirà, quindi facciamo finta che è il nostro rovescio, quindi questo effetto finale qui, è l'altezza, viene fuori tanto quanto decidiamo noi di far uscire l'ago. Allora, per esperienza personale, visto che ho fatto le mie belle prove, vi direi andate di brutto giù, cioè fatelo uscire, non dico fino in fondo, ma quasi. Direi che il numerino potrebbe essere tra l'8, il 9, il 10, insomma, quella lì. Fatelo uscire parecchio, perché poi andate meglio quando è ora di sfilarlo. Poi farete le vostre prove, vedrete anche voi, insomma. Si fa passare l'infilafilo, questo qui. Si fa passare dalla punta, lo facciamo uscire, lo apriamo, infiliamo il filo. E premetto che questo per me è il filo migliore che ho provato, insomma, è quello che mi è sembrato quello più giusto da utilizzare, ma potete usare anche altri tipi di filo, insomma. Lo spessore del filo determina che ago usare, secondo me è la cosa fondamentale da vedere quella lì. Allora, vediamo se riusciamo a farcelo passare. Qui c'è il buchetto, vi ricordate che vi ho detto prima che c'era il buchetto? Quindi io sfilo il tutto, faccio passare questo e faccio passare anche il mio filo attraverso sempre questo infila, che non è infilago, è l'infilafilo, prima ho detto infilago, no? Ok, boh, ci serve per il filo. Ottimo, sfiliamo il tutto, questo qui non serve più. Allora, aspettate, no? Ho sbagliato. Si infila da qua perché deve uscire dall'altra parte. Adesso vi faccio capire cosa avevo sbagliato, così evitate anche voi. Questo lo tiro via. Eccolo qua, sfilati. Allora, l'effetto finale dovrebbe essere questo. Ditemi se si vede bene, che così cerco di. Allora, dentro qui c'è il filo, poi deve uscire da questo buchetto. Invece, io per sbaglio ho fatto entrare, quindi è uscito dall'altra parte. Così esce di qui e va dentro il buchetto. Bene, tengo un po' di filo fuori e lo tiro. Giusto per avere tipo quei 10 centimetri di sicurezza. L'importantissimo è avere morbido il gomitolino, quindi sfilate un po' di filo dal gomitolino e si va. Allora facciamo il nostro bel cuoricino, perché era una cosa spiccia da fare, vorrei farvi vedere l'effetto finale. Non si fanno nodi, si inizia direttamente così. Allora, aspetta che ho tante cose da dirvi, non vorrei farvi confusione. Facciamo prima che vi faccio vedere l'effetto finale di come se fosse un punto scritto, quindi si passa giù il l'ago nel tessuto e si tira su piano piano e si fa un'altra volta giù, tipo qualche millimetro, mezzo centimetro, e si continua a punzonare, a bucare il tessuto. Aspetta che guardo la telecamera se vedete bene. Datemi un ok, che so che siete curiosissime, non vorrei che non si vedesse, c'è anche l'ombra. Riuscite a vedere? Ok, Milena, grazie. Stavo aspettando qualche commento. Io sto andando dietro al disegno che ho fatto prima. Aspetta che vi faccio vedere vicino, ok? Quindi faccio una specie di, grazie Stefano, perfetto. Faccio una specie di punto scritto
Riesci a avvicinarti? Aspetta più per la telecamera. Allora, sì, più che altro che io faccio vedere a voi, però poi per guardare anch'io ho bisogno di spostarmi un attimo. Magari mi fermo un attimo e vi faccio vedere meglio. Quanto mi mancano le dimostrazioni che facevamo in negozio, ragazze. Quanto mi mancano. Perché era più spiccia la cosa, però questa, dai, diciamo che è un'ottima soluzione per stare vicino, per farvi vedere lo stesso e soprattutto per far vedere anche le persone più distanti, insomma, che magari in negozio non sono mai venute, ma allo stesso modo hanno avuto modo di conoscerci in questo modo e che saluto perché sicuramente ci stanno guardando, insomma, perché so che qualcuno da distante si collega. Ok, ecco qui l'effetto finale. Allora, praticamente un punto scritto. Adesso scusate se non è perfetto, ma lo sto facendo guardando un po' la telecamera, guardando un po' il lavoro. Comunque, avete capito, questo è l'effetto finale, insomma. Con questo si può fare qualsiasi cosa. Ok, adesso voglio farvi vedere dall'altra parte. Allora, io scusate, io ho deciso che questo è il mio dritto. Io voglio fare questo effetto di ricamo come se fosse tipo un punto scritto, un punto erba. Adesso mi vengono in mente questi punti così. Dall'altra parte, dal rovescio, questo è il mio rovescio. Aspetta che non mi parte l'ago. Questo è il mio rovescio. Ok? Quindi sono tutte asolette che sono uscite. Ecco perché vi ho detto, mettete l'ago. Più fuori possibile, perché altrimenti se lo mettete poco, perché vi piace poco l'idea della pellicetta, non mi interessa, perché poi voi togliendo vi viene dietro il filo, ok? E quindi dovete rifare più volte lo stesso punto. Questo poteva essere il nostro dritto, sì che poteva esserlo, perché una volta riempito tutto, facendo proprio questo punto scritto dal rovescio, veniva fuori questa pellicetta che è carinissima veramente. Adesso io ho deciso di farvi vedere questa cosa qua. Quindi cosa facciamo? Andiamo avanti, il filo deve essere sempre, io adesso esco, tanto per farvi capire che se sbagliate, tipo fate così, oh no, cioè ho tirato troppo il filo, nessun problema, aspetta che c'è la mano, io ritiro dalla parte dietro, tiro il mio filo, mi avvicino e torno dentro, ok? Nessun problema. L'importante è che il filo vi venga dietro, quindi l'ago deve essere così. Il filo vi deve venire dietro. Se fosse così, vediamo adesso, provo a metterlo. Se fosse così, vedete che come il filo si gira, fatemi capire se si vede. Ok, invece l'ago deve essere così, cioè il filo vi deve venire dietro. Adesso, per esempio, così non sarebbe giusto. Vedi che c'è il filo che sta uscendo? Fammi vedere se si capisce. Io se adesso bucassi, anzi, proviamo a farlo. Ecco, mi è venuto giusto, vabbè, questa è la fortuna, volevo farvi vedere che sbagliavo. Ah no, ecco, perfetto, guarda, ok, guarda, neanche facendolo apposta sbaglio, no, scherzo, assolutamente. Ecco, vedete, questo qua mi si... ecco, guarda, perfetto, quello che volevo fare. Oh signor, guarda che roba, ok? Nessun problema, certo non è piacevole perché devo rifare quel pezzo lì, però voglio farti capire che si può tranquillamente tirare il filo, quindi mi si disfa. Il lavoro, vedi? Eccolo lì. Sono arrivato in questo punto. Quindi che io abbia sbagliato a fare il lavoro, che abbia sbagliato perché non volevo farti quel colore lì, insomma, volevo farti capire che nessun problema si può rifare. L'importante è andare avanti pian pianino. Io l'ho fatto fare anche la mia bambina, ha quasi 5 anni ed è stata veramente una meraviglia vedere. Che segue il disegno, quindi non deve essere una cosa come si dice di precisione. Segue un disegno, segue un disegno che c'è sotto. Stato molto bello. Perché io faccio fare le prove a lei per capire la difficoltà del lavoro, insomma. Ok, dicevamo, andiamo avanti. Questo è il mio inizio, eh. Andiamo avanti e mi faccio tutto il mio bel cuoricino in questo modo. Allora, facendolo tutto così, io faccio il mio bel riempimento. Ecco che mi è partito un filo là, vediamo. Sì, mi è partito un filo. Questo qua ultimo, si vede? Questo qui ultimo mi è partito. Quindi disfo, torno giù. E rifaccio.
Poi dovete anche considerare il tessuto che avete, perché per esempio questo sta bucando tanto il tessuto, questo ago sta bucando tanto il tessuto, quindi se io ci ripasso più e più volte abbiamo un buco proprio. Vediamo se poi lo disfo un'altra volta. Ecco, adesso qua voi non lo vedete, però il filo è abbastanza in tiro, perché ho il rotolino qui. Quindi quando vedo che il filo è in tiro, qua di sicuro mi si tolgono i punti perché sta tirando. Quindi io direi di ogni tanto srotolare un po' il filo, così ce l'ho sempre morbido. E si va avanti così. Quando voi lo riempite tutto, dall'altra parte si vedrà tutto l'effetto pellicetta. Ecco, sto cercando di far di tutto perché vediate bene, ma non è facile. Ok, dai, questo l'avete capito, no? Adesso vi faccio vedere dall'altra parte. Io l'ho fatto anche con il jeans, assolutamente si può fare. Io ho pensato magari anche, non so, un abbigliamento, un tessuto, insomma, che poi è semplice senza niente, e farci anche un semplice cuoricino, una stellina, una decorazione, un fiore, insomma, poi veramente le idee, io lo so che quando ci si mette, vi mettete le creative, tirano fuori qualsiasi cosa, insomma. Io vi do gli strumenti e le idee, ma poi veramente tutto fa la fantasia. Ok, quindi potrebbe anche essere una cosa così e vi fermate e lasciate il dentro bianco. Facciamo finta che abbiamo deciso che la cosa ci piace così. Dall'altra parte, ecco l'effetto pellicetta, ok? Quindi tutto frufru in rilievo. Eccolo lì. Se questo cuore lo riempite tutto e questo fosse stato il vostro dritto, vi sarebbe venuto un cuore così, con la pellicetta. È bellissimo, e questo sarebbe stato il vostro rovescio, come vi ho detto prima. Decidete voi l'effetto finale che volete fare. Una volta concluso il tutto, mettiamo che adesso io ho finito il lavoro, tiro fuori, tiro il mio filo, sto tenendo qua e sto tenendo anche dietro perché non è saldato. Taglio, taglio proprio, fermo lì il primo, questo qua. Aspetta che non mi complico la vita. Ok, taglio il primo e taglio anche quello che ho appena finito. Eccolo qua, questo è il mio effetto finale. Adesso voi direte sì, ok, però se io tiro si disfa tutto. Assolutamente sì, purtroppo. In questo momento, se io tiro si disfa tutto. Ecco perché cosa dobbiamo fare? Togliamo il nostro telaio. Eccolo qui. Dal rovescio, a questo punto, in questa parte qua, cosa mettiamo? Mettiamo la tela termoadesiva. Adesso vi faccio vedere. Abbiamo la nostra tela termoadesiva, quindi da una parte, non so se riuscite a vedere che c'è lucido, sì, e da una parte è opaca. Io taglierò il pezzettino che mi serve per saldare il mio progetto, dal rovescio lo metto sopra e la stiro. Col ferro caldo e tantissimo vapore, in modo che la colla con il vapore si sciolga e mi fissi tutto il mio lavoro. Dopodiché nessun problema, perché questo rimarrà così. Ecco dite? Fatemi sapere, così intanto io vi preparo l'altra idea che volevo farvi vedere del fiore. Ho fatto il campione di questo, che così vi faccio vedere anche l'idea di cambiare il colore. Quindi, come potete vedere, veramente una cosa semplicissima. Aspetta che trovo il mio fiore. Ah, eccolo qua, perfetto. Allora, io l'ho disegnato con una matita, ma perché avevo comunque una tela bianca e non c'è nessun problema, insomma. Però sappiate che esistono e che li abbiamo in negozio. Abbiamo i pennarelli, quelli per il tessuto, che scompaiono da soli, cioè vanno via da soli, e dopo un tot di tempo, di ore, insomma, adesso non mi ricordo quanto, ma dopo un tot. Quindi ecco, non fate il lavoro, prendetelo in mano dopo.
qualche giorno perché non ci sarà più il disegno, insomma, oppure quelli che vanno via con l'acqua, quindi poi un pennarello che poi va via con l'acqua. Aspetta che sto leggendo intanto i commenti. Si possono fare tappetini? Sì, credo di sì, cioè, magari usando anche della lana. Così viene più morbidosa e io ho provato a dire il vero anche con il feltro. Qua adesso comodo non ce l'ho, anzi sì, adesso lo prendo che ho un pezzettino lì sopra la tavola. Ho provato anche con il feltro, assolutamente sì, anzi con il feltro è una bella resa, però non ho provato con la lana, ho provato solo con vari tipi di cotone, però sì, Elsa, io credo proprio di sì, insomma. Allora, questo è il mio fiorellino e anche qua appunto ci mettiamo da sotto. Telaietto, ecco, mi raccomando, l'ho già detto. Aspetta, la Marta dice: si possono fare anche dei centri tavola? Sì, però inteso come tela, quindi tessuto, un mistolino, un cotone, non lo so, e poi ci fate il ricamo. Adesso prendete con le pinze un attimo questo perché aspetta che mi partono i commenti, se no, aspetta, la Elena, usando l'ago più piccolo si buca meno il tessuto. Allora, sì, si buca meno il tessuto, però c'è anche il buco più piccolo e siccome l'idea, perché vi dico anch'io all'inizio ho sbagliato, nel senso che devo fare le mie prove, l'idea è che questo filo scorra, cioè deve essere proprio morbidissimo. Non, vede che va giù senza problemi? Eccolo lì. Io invece prima ho pensato la stessa cosa che hai pensato tu, Elena. Ho detto beh, prendo l'aghetto più piccolo così buco meno il tessuto, faccio meno il foro grande, eccetera, eccetera. Però cosa succede? Che questo qui mi si incastrava. Mi si incastrava e quindi quando io tiravo su mi veniva dietro il filo perché non riusciva a scorrere bene. Quindi ho cambiato ago. Se adesso dovessi usare una lana, quindi diciamo una lana da lavorare con il 3, ecco, non esagererei perché non ci passa proprio dal buco, userei l'ago più grande. Ditemi se avete capito, se no ve lo rispiego. Quindi adesso. Sì, Stefano dice, direi che da oggi possono ricamare anche i maschietti. Assolutamente sì. Allora, si possono personalizzare un sacco di cose, perché qua mettete che qua ci scriviamo love, cioè quello che devo, qualsiasi cosa puoi scriverci, insomma, poi tu con il punto scritto ci puoi andare avanti e ci fai il tuo ricametto, la tua firmetta. Può essere, aspetta, cos'è che qualcuno mi ha commentato prima, non mi ricordo più. La Marta è centrotavola, sì, dicevo del cotone e poi mi fai il fiore e me lo ricami. Fate conto di vedere i ricami fatti a appunto erba. Ecco, mi viene in mente i classici ricami che si facevano una volta, che si fanno ancora tuttora, però magari in un altro modo. Invece in questo modo qua, insomma, si possono personalizzare le cose. Io penso per esempio a mia figlia, insomma, se ho un buchetto su un pantaloncino, insomma, ecco, piuttosto di star lì, magari sì, ci posso mettere la toppa che mi va bene, però se ho questo, magari lo rammendo alla buona e poi anche se mi si vede, non mi interessa perché poi sopra ci faccio il mio cuoricino, la mia stellina. Ecco, vi do un'idea così al volo, ma perché da mamma mi viene in mente questa cosa qua, insomma. Io avevo questi jeans vecchi e ho detto, beh, provo e faccio una prova e poi vedere l'effetto finale sul jeans e mi è piaciuto un sacco. Io direi che poi quando una ce l'ha trova veramente la soluzione da usarlo in qualsiasi cosa, anche con il feltro, noi che usiamo tantissimo il feltro, vi ricordate che ho fatto la diretta con il portacellulare? Ecco, io ci ho messo il gufetto, ma averlo avuto prima, averlo pensato prima, ma adesso è un'idea che vi do in più, ci avrei fatto un bel ricamo sopra, ecco, per dirne un'altra, insomma, poi se stiamo qua 2 ore ne vengono fuori ancora, sono sicura. Allora, la Elsa dice ricamare su tende, tessuti leggeri si usa l'ago più fino. Sì, allora le tende pensate sempre in cotone, però se devo pensare a un'organza ti dico subito di no, perché secondo me, ma non ho provato, si sfila tutto il tessuto perché è una roba incredibile. No, no. E il feltro sottile è quello più grosso. Io ho usato quello più grosso, per cui già ho fatto più fatica e vi assicuro che usando quello più sottile è ancora meglio. Anzi, mi alzo un secondo e prendo quel pezzo di feltro che ho qui. Scusatemi. Eccolo qua, guarda. È un pezzo di feltro così, vi faccio già un pezzettino. Io uso sempre l'ago di prima, quindi fate conto che è quello medio, ecco. Con il stesso tessuto, aspetta che ci metto il telaio, perché ho detto che ho provato senza telaio, no? Mi sono spaccata le mani, assolutamente da non fare più. Quindi il telaio è fondamentale. Adesso questo è il più piccolo che ho, che è da 10 centimetri.
Che poi è così bella la cosa, cioè mi viene in mente proprio i ricami di una volta. Bello. Anche la foto che ho fatto, che vi ho messo per avvisarvi della diretta, boh, non so, mi faceva star bene il fatto che c'era questo fiorellino con il telaietto di legno. Abbiamo bisogno di queste cose, ragazzi, abbiamo bisogno. Allora, alla buona, giusto per farvi capire che si può tranquillamente fare anche su un feltro, tipo se dovete scrivere il nome sul feltro, che a volte non si sa mai, noi abbiamo i colori acrilici e va benissimo. Ecco, questo è partito il filo, vedi? Boh, in questo caso che si fa? Non si va avanti assolutamente, si toglie gli ultimi due che non sono venuti fuori bene e ripasso il mio punto. Ok? Ale, anche l'ultimo, tolgo. Bisogna andare un po' piano, eh? Adesso io ho fretta di farvi vedere, però. Eccolo qua. Fatta la prova anche con il feltro. Soddisfatte? Poi si toglie e si taglia proprio lì. Perché poi una volta che termofissiamo il sotto con la tela, si è a posto. Grazie Marina, fantastico, è vero, io mi sono innamorata perché l'avevo visto da molto tempo, però non riuscivo a recuperarlo, questa meraviglia. Poi quando l'ho visto ho detto wow, finalmente! Perché noi siamo sempre alla ricerca di novità, cioè, siamo ricercatrici di novità e cose belle da fare, di cose belle, anzi, punto, di cose belle. Poi che a uno piaccia o meno, ma si prova, ci sono tante cose da fare. Ci sono tante cose da fare, da provare, poi ognuno trova la sua strada per dire no, non mi piace, ma ci ho provato. Insomma, io direi che questa dovrebbe essere la filosofia di tutte le cose, perché allora puoi dire no, non mi piace, non sono capace, ecco, perché comunque ci ho provato e non è andata. Ma sono già passati 40 minuti, ragazzi. Allora, o sono io troppo che continua a parlare, ma dai, vi ho fatto anche vedere, ma è già passata l'ora quasi. Sì, Cinzia, qui veramente ti puoi sbizzarrire. Infatti, io anch'io ho pensato, ma cosa vi faccio vedere? Perché io starei qua ore a farvi vedere che si può fare questo, si può fare quell'altro, però alla fine, insomma, mi premeva farvi vedere l'effetto finale dei due modi di ricamare. Perché magari uno pensa che questo sia solo il rovescio. Aspetta, che trovo di nuovo il mio. Ok, uno pensa che questo sia solo il rovescio e sia la cosa brutta che va nascosta dietro, eccetera. Ma invece in realtà io credo che, siccome questo si chiama punch needle, io credo proprio che la cosa voluta era questa, secondo me. E poi l'idea invece che il rovescio sia fatto con i punti così si può utilizzare anche in punto scritto. Non lo so, mi viene l'idea così perché il nome mi fa più pensare a una cosa tipo pellicetta, ecco. Si possono fare i punti più lunghi? Sì, infatti questo, che ripeto, mi scuso perché è stato il primo campione, non è venuto fuori come volevo io, nel senso che io volevo una cosa piena piena, ma allora ho capito che ok, basta passare più volte e farlo più pieno. Insomma, se qualcuno di voi ha già ricamato con i punti classici, appunto mi viene in mente appunto il punto erba, eccetera, sa benissimo che basta passarci più volte, insomma, il tutto si diventa più ciccione, più bello, più voluminoso. Io per sbaglio ho tirato via il filo, mi scuso, adesso portate pazienza mezzo secondo che rifacciamo il passaggio iniziale di far passare il filo attraverso questa cosa qui. Porto giù, tanto ripassiamo tutti. Bene. Tolgo questo e ricordatevi che deve uscire di qui. Quindi mi riprendo il filo, lo passo dentro, apriti. Mi vengono in mente appunto un sacco di cose da poter fare, insomma, ci vuole tanta fantasia. Butta giù un fiorellino, un cuoricino e fai una prova. E poi non riesci più.
Ciao Francesca, ho dato un'occhiata adesso. Che piacere, che bello che sei venuta anche tu. Bene, siamo in tantissimi oggi. Ho visto che questa cosa vi piaceva tantissimo. Ho visto proprio l'interesse di questo. Vabbè, che qualche giorno fa ve l'avevo un po' accennato, e quindi secondo me la curiosità è andata a mille. Allora, ho fatto un micro fiorellino. Vi ho fatto vedere che ho fatto il petalino più piccolo e il petalino un attimo più grande, perché voglio farvi vedere l'effetto con i due colori. Quindi io direi che partiamo subito con il colore più scuro, quindi io vado giù, ho lasciato sempre l'ago lungo, non ho cambiato niente, solo rimesso il filo perché mi era sfuggito. Allora io faccio il punto un po' più lungo. Quindi adesso io non devo andare avanti, devo tornare indietro. Cosa faccio? Ruoto un po' l'ago in modo che il filo, vi ricordate che ho detto che mi deve venire dietro? Quindi mi deve venire dietro. Ruoto e vado avanti. Lo sto facendo piano. Aspetta, la Marisa dice: ma posso passare da una parte all'altra il disegno? Non ho capito, Marisa. Cioè, non è che si può fare, che ne so, mi viene in mente 5 centimetri, 3 centimetri. Ecco, io ho fatto la prova che se facciamo proprio dei punti più. Non mi vengono le parole, scusate, che sto facendo. Dei punti più vicini, insomma, ecco, mi sembra che il tutto diventi più compatto, ecco, più compatto. Non so, Marisa, fammi capire la tua domanda, che porta pazienza, non l'ho capita. Allora, adesso io vado di là e faccio l'altro petalino. Sto andando piano perché voglio che vediate. Fatemi capire se si vede bene. Io ruoto il mio ago in modo che mi devo ritrovare sempre il filo dietro. Adesso sta tirando il filo perché ho il gomitolino con il filo in tiro, vi ricordate? Voi non lo vedete, ma vi ricordo, siccome poi ci facciamo prendere dalla mano e questa cosa qua ce la dimentichiamo, il rotolino non deve mai avere il filo in tiro. Quindi srotolate un po' il filo e vi assicuro che sarà un aiuto incredibile, anche se ogni tanto dovete lasciargli il lavoro per qualche secondo. Ok, giro il mio telaio e vado avanti. Mi faccio praticamente i miei petalini. Ok, vedete l'effetto finale? Aspetta che c'è l'ombra. Adesso io sto facendo la parte, quella che è più interna, e quindi ho deciso che ci sarà il mio colore scuro. Vado avanti, faccio gli altri due petalini piccolini. Ho pensato al fiore, ma pensate a una farfalla, pensate a qualcosa di un po' più elaborato. Cioè, appena iniziate, poi ragazzi, questa cosa qua va avanti da sola, eh. Questo lo sposto, attenzione, perché vi ricordo che non è saldato, quindi quando spostate i fili, eccetera, non tirate perché potrete anche disfare il primo punto. Bene. Finisco il mio petalo. Tiro su, quindi questo lo faccio scivolare. Aspetta che lì c'è anche il filo iniziale. Beh, toglie tutti e due così faccio prima. Ale. Bene. Lerina va bene anche come antistress, è certo, ma tutto quello che facciamo noi alla fine della fiera è antistress, perché queste cose qua fanno star bene, ragazzi, non so più come dirvelo, anche perché sono sicura che non è una cosa che penso solo io, sono sicura. E questa è la nostra medicina, altro che. Ah, ok, Marisa, perfetto. Scusami tanto, non avevo capito prima che mi avevi chiesto tipo punto pieno. Perfetto, allora questa è l'idea. Allora, come vi ho detto, questo era il mio inizio, giusto per provare, è stata proprio la prima cosa che ho fatto. E quindi basta fare la stessa cosa più pieno
ed era quello che volevo fare inizialmente, insomma, ecco, quindi adesso l'ho fatto piccolissimo perché voglio andare avanti, se no, se mi metto a fare una cosa troppo grande, stiamo qua fino a domani. E domani invece è lunedì e noi siamo in negozio domani pomeriggio. Poi domani mattina invece si fanno un sacco di ecco qua. Si fanno un sacco di cose per programmare i prossimi corsi. Ragazze, siamo super super cariche, non avete idea. Quindi a brevissimo, ve lo anticipo qui, a brevissimo vi manderemo il tutto. Vi dico già che chi è nuovo e chi non, di seguirci, insomma, pagina Facebook, Instagram, abbiamo il numero WhatsApp e siete sempre super aggiornatissime. E scusate oggi se vi ho mandato l'avviso di questa diretta tardi, al volo proprio, ma ho dovuto organizzarmi e adesso sono tranquilla e beata, insomma. La domenica in realtà è perché appunto siamo in questa situazione, insomma, altrimenti, insomma, non vorrei mai disturbarvi anche di domenica. Però in questa situazione qua magari uno si è già fatta la passeggiatina, perché comunque oggi c'era anche una bella giornata e quindi era anche bello, insomma, un'oretta sopra il divano, sul divano, insomma, si guarda anche volentieri, credo, poi insomma, ognuno ha i propri impegni. E vi ricordo che rimarrà registrata nella nostra pagina. Io nel frattempo, parlando, ho già cambiato il filo, io ho preso il rosetta più chiaro e vado avanti, faccio la stessa identica cosa, solo che riempio. Praticamente riempio l'altro pezzo di petalo che mi era rimasto. Quindi io ho riempito il petalino iniziale, più piccolino vicino al pistillo. E adesso sempre ruotando, più lo fai pieno, vedi? Più lo fai pieno, più bello è l'effetto finale. Non preoccuparti di passare una volta in più. Ecco, adesso ti rispondo, Cinzia. Aspetta un secondo che finisco il discorso, se no mi perdo. Volevo dire, il fatto di passarci più volte, passaci più volte in modo che diventa bello pieno il punto, ma dopo è scontato che non si facciano, si facciano le autostrade in diagonale, di qua e di là, insomma, ecco. Dopo è scontato che venga fuori un lavoro armonioso, quindi sempre nello stesso verso. Aspetta che questo mi ammolla, ecco, sempre nello stesso verso, insomma, è anche carino da vedere. Vedete che è sempre nello stesso verso. Sembra una cosa sciocca quello che ho detto, ma vi assicuro che anch'io, soprattutto sul primo campione del jeans, mi sono fatta prendere un po' la mano e dico: no, cavoli, guarda, lì c'è uno spazzetto e tac, vai di là. No, perché poi si vede il punto, eh? Quindi non so, dici, mi tocca disfare. Sì, o lo lasci così o ti tocca disfare, perché poi l'effetto finale viene brutto. Quindi piuttosto stai lì un attimo in più e controllati quel punto lì se è giusto, se è abbastanza pieno come ti piace, e poi si va avanti. E risparmi anche meno tempo nel disfare il tutto. Anch'io vorrei vedere già l'effetto finale, anche perché so che. Ecco, vedi, con lì mi è partito. Tac, si disfa l'ultimo punto e si va avanti. Va bene, dai, non voglio star qua a farvi perdere tempo. La storia l'avete capita, insomma. Che ne dite? A me piace un sacco. Aspetta, la Cinzia mi chiedeva se si può ricamare anche sulla tela Ida. Allora, si può far tutto, ma se devo consigliarti io, come Elena, ti direi di no, perché la tela Ida ha già i buchi, quindi secondo me non verrebbe fuori un bel effetto, l'effetto finale. Ecco, se devi ricamare, io ricamerei su questo tipo di tessuto pieno, ecco. Però poi, insomma, puoi provare, anzi, se provi, fammi sapere. Io non lo farei, ecco, come se dovessi decidere io, non mi piacerebbe l'effetto finale su una tela già con i fori. Penserei proprio, adesso io ho fatto il jeans per farti capire che si può fare anche su una cosa. Vedete che sto andando veloce ed è più il tempo che perdo per disfare gli ultimi punti che non farlo pianino. Guarda, ormai ho bucato tante volte quel posto lì, devo cambiare. Vediamo se riesco ad andare avanti.
Finisco l'ultimo petalo. Ecco, per esempio, in questo caso, poi se devo fare il giallo come, come centrale, potrei fare l'effetto invece della pellicetta. Quindi girare il tessuto e far sì che, aspetta che ho il dito davanti, scusate, e far sì che il mio centrale sia tutto a pellicetta, tutto frufru. Quindi uso tutte e due le tecniche. Sì, Marta, sul cotone lino, ottimo. Infatti non cambierei tipologia di tessuto. Sono proprio i punti stessi che niente, lì ho forato tantissime volte. Poi fate le vostre prove, insomma, fatemi sapere, perché mi fa piacere. È una cosa nuova questa qua in realtà, eh. Cioè, ce l'abbiamo anche noi da qualche settimana, ma è adesso che continuiamo a provare per farlo vedere a voi, insomma, quindi va bene. Io sono arrivata al limite della mia diretta, perché qua sto foro mi ha proprio bloccata. Ci sono passata davanti tante volte sopra. Devo spostarmi. Ecco, forse ce l'ho fatta. Giusto per far vedere almeno il fiore, insomma, ecco. Vabbè, l'ultimo petalo lascia desiderare, ma questa è solo una prova. Voi fate le cose fatte bene. Mi blocco perché ormai... Bene, l'ultimo petalo ci metto un dito sopra, perché assolutamente non è venuto fuori il massimo, ma vi faccio vedere, ecco, l'effetto finale che doveva essere... l'effetto pieno dei vari petalini, insomma, ecco. E il dentro stesso identico modo si fa con il giallo, con un altro colore. Il dietro, eccolo qui, quindi l'effetto pellicetta, anzi questo qua è sfumato, è carinissimo, potrebbe venire fuori, ecco, la stessa cosa carina anche dal rovescio, che poi voi lo dovete portare dal dritto. Quindi dal rovescio lavorate a caso, proprio a caso, continuando a riempire il più possibile, riempiendo il più possibile il soggetto che avete disegnato, e dall'altra parte, insomma, l'effetto finale diventa il più bello, insomma, ecco, ok? Bene, allora, torniamo a noi. Io vi ho fatto vedere un minimo di tutto quello che si può realizzare con questo meraviglioso strumento. Però poi sono sempre dell'idea che... ciao Elena, ciao, ci vediamo domani, perfetto, ci vediamo domani. Ciao Rietta, sono sempre dell'idea che basta far volare la fantasia e veramente si può creare di tutto. Certo, bisogna provare, perché altrimenti, boh, chi lo sa, si proverà, sarò capace. Ecco, secondo me la cosa fondamentale è proprio provare. Per cui, intanto vi ringrazio perché siamo state in tantissimi fino adesso, è già passata un'ora, forse anche di più. Sì, quasi un'oretta. Per cui grazie infinite. Sono contenta che questa cosa vi abbia preso, perché la curiosità era tanta, lo so, e spero di vedervi in negozio. Noi abbiamo già tutto il materiale a disposizione, e per chi viene in negozio, visto che avete visto la diretta, abbiamo un'offertissima. Ditemi che avete visto la diretta, eccetera, così noi vi diamo tutto l'occorrente e vi aspettiamo. Se mi viene in mente qualche altra idea, insomma, vi aggiorno e vi faccio vedere qualche altra cosina. Sì, Anna, è proprio una genialata, hai ragione, a noi ci è piaciuto tanto subito l'idea. E niente, in settimana spero di mettere fuori il calendario dei corsi. Vi manderò anche un video per chi è dentro la nostra lista broadcast di WhatsApp. Vi lascio il numero, perché nel caso scrivetemi, se non siete ancora dentro la lista, scrivetemi al numero WhatsApp, ve lo dico: 366-489-0404. Così vi inseriamo dentro la lista broadcast. Vi arriverà il video con il discorso di spiegarvi come funzionano i corsi online, perché adesso appunto riprenderemo, ma in maniera un po' diversa. E che altro dirvi? Niente, io vi ringrazio perché è sempre un enorme piacere, mi diverto un sacco e spero anche voi, insomma, che non sia noiosa la cosa, e di farvi vedere sempre cose nuove, perché questo è il nostro intento e ci piace tantissimo. Vi mando un mega bacio, a presto, buona serata a tutti, ciao!